Qua ragazzi, qua Maxlo, Jimmy Galato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che ragazzi, dire magico è dire qualcosa di illegale. Infatti, oggi sono qui a presentarvi non la review, ma la presentazione di un giocatore. Ma andiamo a scoprire chi è questo giocatore. Oh, 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 chi vedo ragazzi? Chi vediamo? Oh mio Dio, perché oggi siamo io e Pulce, come vedete lì, siamo qui a presentarvi la presentazione di... Ah, sono in pigiama intanto. Pelé ragazzi, oh mio Dio, guardatelo, guardatelo. Pelé valutato, 95, giocatore più valutato di tutto FIFA come carta unica, diciamo, appunto, che non sia un team of the season, un informa, un second if e balle varie. Quindi, oh mio Dio, io dico solo oh mio Dio, l'ho provato, ci ho fatto un po' di partite, 8 partite e 4 gol, non è vero perché tipo in 3, dato che ieri avevano problemi la connessione ai server, cosa è successo? O meglio, aveva problemi tutto FIFA, ecco, o l'Xbox Live, adesso non so. Praticamente io facevo la partita, poi me la dava automaticamente persa perché mi dava tipo che ero uscito, però la partita la contava, non mi contava però i gol che avevano fatto i giocatori. E quindi vedete 8 partite e 4 gol, che non sembra una cosa abbastanza tattica, ma vi posso assicurare che saranno 8 partite e 10 gol, perché proprio nelle partite in cui è saltata appunto la connessione mi ha stragiato. Quindi ragazzi, oggi cosa farò? Innanzitutto vi chiedo gentilmente di farmi sapere se volete la recensione di questo giocatore, appunto per farvelo, appunto per dirmi che la volete, o commentate oppure mettete un bel mi piace. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 3000 mi piace. Però c'è una cosa da dire prima di iniziare ragazzi, volevo ringraziare, anzi volevo straringraziare FIFA Coin Stash, che mi ha dato la possibilità, o meglio che è grazie a loro che ho ricevuto Pelé. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di comprare crediti ad un prezzo bassissimo, proprio economicissimo, credo si dica così, andate a prenderli da FIFA Coin Stash. Il link lo trovate in descrizione, hanno la versione sia italiana che inglese che anche russa del loro sito, quindi mi sembra una cosa abbastanza ambigua. Russa ma è sempre sveglia. Che battuta, oh mio Dio. Comunque oggi, dato che non è una review ma nemmeno uno squad builder, andrò a fare proprio un paio di partite così online, commentate in diretta, appunto, dove cercheremo di fare più gol possibili con Pelé, così per andarlo anche a testare un attimo insieme. Quindi siamo pronti per partire. Sti cazzi, giochiamo contro di lui. Come vedete, cioè, non è appunto la divisione, perché mi sono strastancato di farle, dato che c'è un momentum e un handicap della mazzanna, soprattutto ora. Cioè, perché io nella review del giocatore ho trovato un contro di Pelé. C'è solo un contro che vi andrò a dire nella recensione, che cosa abbastanza ambigua. Comunque, la sua squadra è un 4-1-2-1-2. Speriamo, buggato ovviamente, ma no, è forte, Trunk. Ma noi speriamo di andare a vincere. Aia, aia. Che due palle, la prima volta che sale. Oh, i numeri, Pelé, 1-1. Ma quanto è forte, ma quanto è forte sto Pelé. Pelé, 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 oddio, Pelé, 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 2-1 al 74esimo. Edson Arantes do Nascimento. L'ho cercato su Wikipedia. Che nome ambiguo. William, Pelé, 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 Pelé. I numeri, Pelé, e ci fa il terzo. Non si vede niente con questo campo. 3-1, hat-trick di Edson Arantes do Nascimento. Pelé, Pelé, 4-1. Quadrupletta di Pelé. Ed ha acquittato. Prima partita fatta e mi sembra che abbiamo proprio stragiato. Abbiamo fatto 4 gol. Quindi Pelé già in 9 partite ha fatto 8 gol. E io andrei a farne un'altra. Nuovo avversario. Vediamo un po' cosa dobbiamo sfidare. O meglio, chi dobbiamo sfidare? 4-2-2-2. Abbastanza... No, sempre la Barclays, o ormai ogni giocatore che incontro ha una Barclays. Quindi Barclays, c'è sempre David Luiz. Ma che la tieni?
Perché? No, 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 dai! Fernandinho! Vede Pelé? 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 Serpentina! 1-1! Sempre lui! Pelé! No, mio Dio! Sembra cosa fatto contro il Barça! Diaghito! 2-1! Non è vero, non sembra che ho fatto contro il Barça, era sull'altro palo. Vabbè. No, andava. Ragazzi, è finita anche questa. Abbiamo vinto 2-1. Solamente è successa una cosa strapoco tattica. Infatti, il nostro Pelé si è infortunato a inizio partita dopo aver fatto il primo gol. Quindi non ha potuto esaltarsi in questa seconda partita. Però comunque questo bel gol l'ha fatto. E ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Non vedo l'ora veramente di caricarvi la recensione di Pelé, che devo ancora fare però Trunk. Quindi spero che la vogliate anche voi. Se la volete, come ho già detto, o scrivete nei commenti o lasciate un bel mi piace. Vediamo se raggiungiamo, riusciamo a raggiungere i 3000 mi piace per la leggenda Pelé. E basta, detto questo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciare un bel mi piace, un bel commento. E basta, detto questo, quindi io vi saluto e dico buon niente, parla al prossimo video, bolla!